Effetto Nosferatu per questa notturna che in realtà parte dal mese e ci porterà a fare sentiero delle guardie ai piloni della costa o viceversa. Purtroppo abbiamo già perso Giampi perché figa l'elettrica se va la batteria, se non va la batteria. Vabbè, detto ciò, ci vediamo in cima. Se, com'è? Se mai fai, mai sai. È un detto masai. Pilone della costa. Che caldo fa. La notte un girarrosta non servirà. Non tiene niente. No, avevo la GoPro spenta. Se io ho fatto il volo del secolo in mezzo ai rovi. Avevo la GoPro spenta. Quindi non è mai accaduto. Com'è? Bene, no, non mi sono sganciato. No, non lo faccio. Sicuri che sia qua, eh? Sentiero delle guardie. Sperando di non capottare come prima. Tornantissimo. Per me impossibile. Non lo faccio mai più, io sto tornando. Mi hai dato anche un elastico da luci. Perché c'hai il culo, eh? Mancano ancora 200 metri di discesa. Fatto bene a mettere il giacchino perché qua è umidino. Qua forse, Nico. Cazzo, aspetta che me lo studio. Ok. Dritto. Di qua. Sì, sì, dritto. Di qua, guarda. Qua. Qua. Sì. Okay. Piace molto di più questo che il primo. Sì, ma poi è tutto fermo. Non hai il sentiero coperto di biglie.
Vabbè, se poi la vista è questa, va bene. Questa. Anche qua c'è voglia di pizza. Sì, dai, almeno in discesa, i bivi, andiamo in discesa. E dalla quantità di asfalto direi che il giro è finito. Pilone della costa, in cui purtroppo avevo la GoPro spenta in quello che è stato il capottone più epico da un anno a sta parte, ma di cui dovremmo aver recuperato foto grazie a Nicola, e Sentiero delle Guardie, che è decisamente molto di più il mio stile. Pochi chilometri, un bel po' di dislivello. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Ci vediamo alla prossima.